Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ringrazio i Presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione. La sospensione da lavoro che conseguiva alla mancata vaccinazione non avverrà più. Le persone, ad esempio, sopra i 50 anni non dovranno più avere il cosiddetto Green Pass rafforzato, ma sarà sufficiente per loro il Green Pass base. Il Green Pass è stato un grande successo. Signori, buon pomeriggio a tutti, bentornati su Radio Roma Capitale. Questo è Coprifuoco come Riccardo Vallone e Rush MC e ultima puntata dalla Thailandia, almeno per quanto riguarda questo mese. Sapete, no? Da un mese che sono qua in diretta con questo coprifuoco da Phuket e dall'altra parte, ovviamente, in collegamento della capitale c'è Maurizio Politi, ma ci andiamo tra pochissimo. Allora, siamo pronti per questa ultima puntata thailandese per questa stagione, per questo mese, e devo dire che abbiamo bei titoli oggi, sono onesto, bello, bello poter leggere bonus Draghi di 200 euro, molto bello. Bello dover vedere alcune battaglie che si fanno nella capitale, la nostra città. Io sono pienamente d'accordo sul problema della 24. La Lega sta rinfrescando un po' la memoria a Gualtieri, perché pagare quel pedaggio che poi diventa sempre più caro. Io me lo ricordo perché avevo una ex, poi magari qualcosa vi racconto più tardi, non ovviamente della mia ex. Poi qualche cosa carina ovviamente per quanto riguarda il Tevere. Poi volevo andare un pochino a punzicchiare il discorso legato alle nostre mascherine, perché ormai c'è questa specie di Freedom Day, no? Da domenica, 1° maggio, sono cambiate tante cose, ma non al 100%. Devo dire che siamo un pochino indietro con il resto del mondo, questo dobbiamo dirlo. Anzi, soprattutto con il resto dell'Europa, perché sai, se fai un confronto con il mondo, poco ci sta dentro. Se fai invece un confronto con l'Europa, siamo leggermente in ritardo su alcune scelte, ma non fa niente, le abbiamo prese. Il problema è che ci sono alcune categorie che stanno soffrendo e poi cercheremo di capire. Poi ieri avevo promesso che avrei parlato della situazione dei motori, perché lo sappiamo tutti che nel 2035 ci dovrebbe essere questo super stop motori a benzina e diesel, ma qualcosa sta cambiando. Ieri l'ho preannunciato, poi non ce l'abbiamo fatta con il tempo, che lo sapete, la radio è quella che accorre come un Kawasaki 1000 o una Ducati, che mi piace di più, o un Honda forse anche meglio. Vabbè, non ci soffermiamo su questo, ma adesso è arrivato il momento di andare nella capitale con il nostro Maurizio Politi, bentornato ovviamente live in questo coprifuoco. Ciao Mauri. Ciao Riccardo, un saluto a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, rinnovo già subito bello fresco la possibilità di poter riascoltare questo nostro coprifuoco quando volete, disponibile su tutte le piattaforme digitali da Spotify, e come ogni giorno va anche il saluto agli amici italiani che ascoltano questo coprifuoco dall'estero e cercano poi di attingere informazioni, e spero anche abbastanza prese a bene, mettiamola così. Allora Mauri, io volevo subito toccare questa situazione legata a questo bonus, perché finalmente è arrivato questo bonus Draghi di 200 euro. E sono molte le persone che potranno ovviamente richiederlo, e so che comunque è stato accettato ieri, e se non erro non c'era nemmeno senza il voto del Movimento 5 Stelle, o sbaglio, mi sembra una roba del genere, vero? Sì, più che altro loro erano in disaccordo sulla questione relativa allo smaltimento dei rifiuti, perché okay, nei fatti ieri il Consiglio dei Ministri ha anche autorizzato Gualtieri a fungere da Dominus, da commissario straordinario, anche per la commissione per la costruzione del termovalorizzatore. Signori, applauso. Finalmente, silenzio. Da Romani, bravo, signori, da Romani. Così, questo voglio ascoltare, questo voglio ascoltare. Vai, da domani? Da Romani lo attendavamo veramente da anni proprio, e che il Movimento 5 Stelle, i signori del no, abbiamo detto ancora un'altra volta no, sopravviveremo anche a questo. L'immondizia che hanno portato a Roma nei loro anni di governo, fortunatamente speriamo di lasciarsela alle spalle. Assolutamente. E poi è stato istituito questo bonus di 200 euro, che è uno dei primi interventi per sostenere i redditi medio-bassi, e lo potranno richiedere tutti quelli che hanno un ISEE fino a 35.000 euro, perché hanno alzato il reddito, no? Fino a 35.000 euro era molto più basso. Sì, poi non sarà legato, non sarà modulare, quindi progressivo in base al reddito.
ma sarà una quota fissa che sosterrà appunto i redditi medio-bassi. Comunque 35.000 euro già è una cifra non bassissima, però giusto anche darlo in maniera piatta, diciamo. L'obiettivo è sostenere i consumi, sì. è un piccolo contributo ai consumi, non sì. risolutivo, ma sicuramente un piccolo sì. contributo. È destinato a tutti i cittadini italiani, in particolare riguarderà i pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, anche se non ho ben capito un po' il discorso del pagamento. Per i pensionati è molto semplice, perché alla fine verrà messo nella pensione e lì ci siamo. Per i lavoratori dipendenti altresì saranno poi, è stato spiegato che poi sarà il datore di lavoro a dover aggiungere in busta, poi verrà tolto, vabbè, queste cose così. Per gli autonomi, sono sincero, non ho capito molto, quindi per quelli che hanno la partita IVA dovranno fare una richiesta particolare. Questo vanno, sì, vanno ancora chiarite bene le modalità, speriamo okay. che siano veloci, soprattutto oltre che ai pensionati e ai dipendenti, anche per un settore che sta soffrendo veramente senza tutela, che è quello degli autonomi. Sì. Un'altra cosa invece molto importante, e ne parlavamo ovviamente in diretta radio anche nei giorni passati, è stato prorogato il taglio delle accise fino all'8 di luglio. Ricordiamo che scadeva praticamente in questi giorni, quindi fino all'8 di luglio è stato prorogato, quindi i soliti 25 centesimi al litro dell'imposta di produzione, che poi ormai lo sappiamo salgono a più di 30 centesimi con l'aggiunta dell'IVA, sperando che non ci sia una nuova speculazione, visto che adesso andiamo verso l'estate, la domenica si va al mare, capito? No, c'è sempre questo rischio. Sperando anche che la situazione internazionale possa vedere un minimo di sollievo, questo è il vero dato, perché è ovvio che prolungare per sempre le misure sulle accise, da una parte lo vorremmo tutti, anche a guerra finita è un abbassamento del prezzo, perché il costo della benzina rimane comunque alto, ha avuto dei tassi di crescita negli ultimi 20 anni pazzeschi, è proprio vero che ha dei costi giganteschi, e sul mercato internazionale o si arriverà a delle soluzioni o la questione comincia a diventare veramente critica. Sì, dobbiamo trovare veramente una via di uscita su questa cosa, perché vai sempre a rinnovare, ma poi arrivare fino a un certo punto, non è che puoi rinnovare a vita sta roba, a parte che sì, è chiaro. Cioè, nel senso, se devi pagare lo Stato non puoi rinnovare a vita, se invece dobbiamo pagare noi come le accise puoi rinnovarlo anche a vita, non fa niente. Sì è chiaro. Il comune cittadino che deve pagare sti cazzi, ti dicono paga, non fa niente, paga da più di 50 anni non fa niente, continueremo a pagare. Senti, invece volevo toccare velocemente il discorso di via le mascherine, perché effettivamente in Europa noi siamo arrivati un pochino in ritardo su questa cosa, ma non fa nulla, perché ad oggi noi comunque abbiamo ben capito che possiamo possiamo andare in alcuni posti dove era vietato senza mascherina. Però ci sono alcuni, diciamo che ci sono alcune categorie, per esempio anche come quelle del cinema, che questa non l'ho ben capita, sono onesto, perché nel cinema è stato emanato l'obbligo di poter andare al cinema con la FFP2, e quindi ci sono, sai, un po' di c'è un po' di amarezza su questo, e io sinceramente sono d'accordo, perché già il mondo del cinema non ha subito non è che gli è andata così liscia, mettiamola così, e i numeri si sono veramente abbassati sia in tutta Europa ma soprattutto in tutta Italia. E secondo me questa cosa se la potevano un pochino evitare, anche perché ci sono alcuni posti, per esempio, dove le persone possono andarci semplicemente con la mascherina chirurgica, che è una roba magari un po' più pericolosa, no? Basta solo pensare negli ospedali, nelle RSA, basta indossare la mascherina chirurgica. E invece sì, magari per andare al cinema no. Ti dico questo perché mi hanno scritto anche un po' di amici del settore, e ho letto un po' di post di amici del settore che sono molto amareggiati su questo, anche perché i dati sono stati pesanti. Il settore ha registrato perdite per oltre il 70% nel 2021, si sono aggiunti perdite anche pazzesche nel 2020, ma nel 2022 si sono aggiunti altri 12, si è aggiunto un altro 12%, quindi una roba incredibile, considerando che poi gli ingressi invece in Europa hanno perso solamente il 30%. E quindi ovviamente i gestori dicono: così non riusciamo ad andare avanti, e tantomeno chi vive di ciò, no? Cioè chi fa spettacolo. Quindi
mi è arrivato più di un messaggio su questo e ho letto, ripeto, alcuni post, quindi volevo un pochino parlarne anche velocemente così in diretta radio, perché effettivamente spero che al 12-13 giugno, quando ci sarà il prossimo check, probabilmente per togliere tutto? Metà giugno, speriamo che sia anche prima. Cioè la situazione lo consente, noi purtroppo si continua ad agire su alcuni settori con misure che hanno più il sapore di essere una questione punitiva, un'azione di carattere coercitivo, piuttosto che veramente mirare a quello che dovrebbe essere lo scopo, che è semplicemente la lotta alla pandemia. Sì. Mentre si continua con misure che sembrano punizioni. Sì, sì, a volte. Cioè non sembrano altro, sembrano punizioni. Sì, a volte, sai, no, c'è questa discriminazione verso alcuni settori, ripeto, quello dello spettacolo, in questo caso il cinema, perché poi fortunatamente i concerti ed altro, le cose sono un po' cambiate, l'abbiamo visto anche con il primo maggio, dico fortunatamente, perché comunque è stato un settore veramente molto, ma molto, molto colpito. Quindi alcuni, diciamo che... facciamolo così, speriamo che nei prossimi giorni, quando ovviamente poi dovremo andare a fare il check definitivo, speriamo che anche noi arriveremo a togliere realmente le mascherine e assaporeremo questo Freedom Day, che poi in tutta Europa diciamo che hanno già assaporato, no? In Francia ad esempio l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso pensa che è caduto addirittura il 14 di marzo, le eccezioni uguali, mezzi pubblici, strutture sanitarie, situazione un po' come la nostra. In Germania invece la maggior parte delle restrizioni anti-Covid sono state revocate già da inizio aprile, compreso l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione in luoghi chiusi, fatta eccezione i treni a lunga percorrenza. Regno Unito non ne parliamo nemmeno, perché lì hanno praticamente buttato giù tutto il Freedom Day, hanno praticamente gridato alla libertà molto presto. La Spagna si è mossa un pochino prima di noi, dal 20 di aprile, e poi vabbè, per esempio c'è anche il Portogallo, mentre anche al Portogallo hanno tolto da qualche giorno l'obbligo di mascherina al chiuso. Il Belgio ha deciso di allentare le misure lo scorso marzo, e tranne per esempio, che ne so, Olanda e Danimarca, adesso ci facciamo un po' un giro così in Europa velocemente, anche loro hanno detto addio all'obbligo in tutti i luoghi da un bel po', lo ha fatto anche la Svezia. E invece un discorso simile in Svizzera, che ha abolito dal 1 aprile l'obbligo di mascherina perfino sui mezzi pubblici. Anche loro hanno addirittura tolto questa roba qua, quindi l'hanno praticamente spolverata. Io dico, noi ci invece siamo... Non so se vi ricordate quando Speranza diceva che noi eravamo un modello sì. E che gli altri paesi ci seguivano. Sì. Proprio alla dimostrazione dei fatti, cioè siamo stati un modello in negativo. Sì, sì, cioè non abbiamo vessato i cittadini con misure che non hanno alcun senso, il resto dell'Europa, non qualche matto sporadico, aveva già abbandonato da tempo, oppure non aveva proprio mai preso. Sì, sì, perché sì. Anche questo è un altro dato, a cui non sono mai esistiti in altri sì. paesi. Io mi ricordo questa cosa effettivamente di Speranza, che no, gridava al mondo: siamo un popolo che sì, viene preso, che ci copiavano. Ci copiano sì. con le nostre cose. E invece, effettivamente, quello che stiamo facendo noi è molto vicino a quello che hanno fatto tutti gli altri, ma l'hanno fatto per primi. Sì, sì. Quindi, con ampio anticipo. È chiaro. Lo hanno fatto con un bel po' di anticipo. Cioè, sai, c'è un altro. C'è un'altra cosa che sta facendo un pochino, passatemi il termine, rosicare, ed è il settore scuola, perché i genitori della rete nazionale scuola in presenza hanno fatto notare che siamo gli unici in Europa e fuori dall'Europa a prendere l'utilizzo delle mascherine dentro la scuola, pretendere, perdonatemi. E cosa vuol dire? Vuol dire che in altri paesi in Europa hanno già tolto questa situazione delle mascherine anche nelle aule, no? Quindi si spera che questa cosa arrivi il prima possibile anche da noi, perché... ripeto, ormai attendiamo la data di metà giugno, un po' come se fosse realmente... Sì, per la scuola ormai è chiaro che sicuramente non si farà, anche perché le scuole terminano i primi del mese che sta arrivando. Guarda, ci sarebbe tanto da parlare, Riccardo. Alcune misure veramente... dire che sono contro il buon senso è poco. Sì. E le mascherine a scuola, soprattutto per i bambini che hanno appena compiuto 6 anni, vanno ancora all'asilo, sono qualcosa veramente di ridicolo. Guarda, la cosa dei bimbi di 6 anni, quella lì l'hanno compiuti praticamente da poco, l'hanno abolita sta cosa vicino, però ovviamente se ne hai 7 che la devi indossare. Allora Mauri, facciamo una cosa, torniamo tra pochissimo, voi rimanete lì, non toccate la frequenza, questa è Coprifuoco, siete su Radio Roma Capitale con me, Riccardo Vallone, Maurizio Politi in collegamento telefonico dalla Capitale.
Capitale, ultimo giorno in Thai. Torniamo domani in diretta però, quindi adesso rimanete là, torniamo subito. Amici di Coprifuoco, fate sentire la vostra voce al 393 793 93 93. Andiamo, torniamo in diretta. Come sta andando questo pomeriggio nella capitale, nella città? Ieri ho pubblicato una stories mentre passeggiavo in spiaggia, però lo sapete che ogni tanto sono un po' bastardo, no? E ricordavo il fatto di come potrebbe essere bello, com'è bello camminare a piedi nudi sulla sabbia. E ho fatto un piccolo collegamento con il raccordo anulare, per chi in quel momento ovviamente era sul raccordo e stava guardando le mie storie. Non me la prendete, dai, ogni tanto un po' di bastardaggine serve anche per risvegliare i caratteri. Torniamo nella capitale, l'applauso l'avete già ascoltato, Maurizio Politi. Mauri, allora c'è un'altra cosa. Senti, che vuoi... ieri però nella capitale ha piovuto, lì il tempo, uguale. Perché io le storie non le vedo, quindi sono solo a quello che mi racconti. Là il tempo consente di farsi il bagno, stare tranquilli, no, qualsiasi aspetta. Cosa. Allora, qui il bagno te lo puoi fare ogni giorno dell'anno, perché in Thailandia non esiste un giorno dove non ti puoi fare il bagno, perché ovviamente, almeno per chi vive a Phuket, chi vive comunque nelle zone di costa, quindi puoi andare al mare quando ti pare e piace. E sono due giorni però, e questa te la voglio raccontare velocemente. Sono due giorni che il tempo non è bello, anche oggi il tempo è brutto. Se piove, realmente piove per tipo 5 minuti, poi esce comunque sempre il sole, perché ricordiamo che siamo comunque in un paese che vive di ciò. Non esistono le stagioni, qui esiste l'alta e la bassa stagione. Non c'è tipo una, sai, come in Europa, come noi, come da noi che abbiamo l'inverno, no, l'estate. Qui ci sono due stagioni, o è alta o è bassa. Nella bassa rischi di beccare i monsoni, quindi parte già da adesso. Infatti questi ultimi giorni non sono molto belli, ma ci sta, perché da metà, diciamo da maggio, inizio maggio, metà maggio, fino ad agosto, settembre, ottobre, mettiamola così, comunque sei ancora nella bassa stagione e rischi il monsone. Infatti molti italiani a volte vengono qui d'estate e molti mi stanno anche richiedendo un po' di informazioni, ve lo dico, non è che beccate il brutto tempo. Può accadere che se beccate il monsone ad agosto è probabile che vi fate una settimana con le piogge torrenziali, e quindi ci può stare. Mentre questo periodo è così, e ti racconto questa cosa velocemente: ogni qualvolta che io devo lasciare il mio paese, cioè questo per me è il mio, diciamo che è la mia seconda casa, Mauri, per non fare confusione con gli ascoltatori, ogni qualvolta che devo lasciare un posto dove lavoro e devo ritornare nella capitale, sembra come, adesso faccio un po' l'ultimo romantico, sembra come che questo paese mi stia si stia preparando per darmi l'addio piangendo, quindi avendo comunque un comportamento, capito, tipo triste, nubi, un po' di pioggerella, come per dire non ti preoccupare Rick, torna, ti aspettiamo, quando tornerai arriverà il sole. E ti aggiungo un'altra cosa che poi dici vabbè, mo, ti giuro, chi ha seguito la mia storia lo sa, io sono partito più di un mese fa adesso non ricordo bene, forse il 4, sì, forse precisamente un mese fa, e le persone gridavano l'allarme al monsone. Ma dai, sta andando là, cazzo, sta passando il monsone, guarda. Cioè, appena io dicevo guarda, devo andare lì per lavoro ed altro, sai, no, come sono un po', a volte le persone sono anche cattivelle, no? Io mi riferisco anche a chi è dall'altra parte che ci sta ascoltando radiofonicamente, parlando in questo momento anche in podcast su Spotify o su tutte le nostre piattaforme. È un po' quello che vi sto raccontando, non una lezione di vita, perché non mi permetterei mai, ma sono sicuro che vi è capitato che se c'è qualcosa di bello c'è sempre qualche stronzo dall'altra parte che te la vuole tirare. Mauri, quante volte ti è capitato che devi fare qualcosa di bello e c'è sempre qualcuno negativo dall'altra parte, come se dici, faccio l'esempio, lo so, guarda, domani compro un terreno perché ci voglio costruire casa, e invece di dirti cazzo grande, bravo, c'è sempre quello che ti dice vabbè, ma non hai esperienza. Fra Verano riuscire a fare, sì, le fondamenta, c'è, sì, sempre. No, trovano sempre la parte negativa. E allora quando sono partito tutti gridavano monsone, ma adesso è un periodo brutto, che ci vai a fare? Sono arrivato qua, ho beccato praticamente un mese di sole che faceva schifo praticamente, anzi cercavo la pioggia, e quei pochi giorni che è piovuto, e ti garantisco quei pochi giorni che è piovuto, ma parlo tipo di 10 minuti, perché qui
esistono delle applicazioni molto importanti, anzi se girate il mondo scaricatevi un Rainviewer, si chiama, e praticamente vi danno il passaggio preciso della pioggia, uragano che sia, ma vi dicono proprio guarda fra 10 minuti arriva e fra 20 minuti se ne va. Una roba impressionante. Vabbè, comunque questo è un piccolo spaccato anche ogni tanto, sai, per uscire dalla quotidianità della capitale. Immagino anche chi, no, ci ascolta e dice sì, bello tutto quanto, però fateci uscire anche un pochino dall'Italia, e Coprifuoco ti permette anche di fare questo. Ma io invece vorrei velocemente rientrare in Italia per i minuti che abbiamo adesso prima di andare in pubblicità, perché Mauri, c'è una battaglia che io sposo totalmente. Sapete tutti che non seguo partiti tra virgolette, non ho colori, ma c'è questa cosa dell'A24, il tronchetto dell'infelicità, che veramente per 260.000 romani è veramente qualcosa di incredibile. E sto parlando di chi abita a Lunghezza, di chi abita a Ponte di Nona e di chi abita a Sette Camini. Cioè, i romani che abitano in questi quartieri, nella parte di Roma Est, sono costretti a pagare... Devono pagare il pedaggio per uscire di casa. Ma guarda che... Ma poi io mi ricordo, l'avevo lanciato così all'inizio della puntata, Mauri, io avevo un ex da quelle parti, io mi ricordo un prezzo totalmente diverso. Se non erro, ad oggi è arrivato 1,10, mi sembra, uscita al Ponte di Nona, forse 1,20, 1,30, una roba, forse 1,10. Guarda, l'ho fatto qualche settimana fa, sì, 1,10, 1,20, ma è aumentato progressivamente nel tempo di moltissimo. Sì, ma una roba incredibile. Un'assurdità, anche perché... è il tratto urbano, non stiamo parlando di un'autostrada, stiamo parlando di una via di comunicazione che i romani usano come fosse una consolare. Sì, sì. Anche sì, perché sì, il traffico è da consolare. Alcune ore del giorno il traffico è veramente bravo. E non ci sono neanche i semafori, quindi è chiaramente una zona, un'area frequentatissima, anche perché collegando la fascia più esterna della città va a compensare la mancanza di vie di comunicazione, escluse le consolari che collegano queste aree. Sì, vogliamo anche aggiungere di civiltà. Ma sì, ma vogliamo anche aggiungere le 1000 persone che si sono spostate e si sono andate a vivere in quei quartieri, in quelle zone, anche perché sono nate tantissime nuove costruzioni, nuovi quartieri belli, e soprattutto a volte mi permetto di dire anche un pochino le persone, diciamo, che se lo possono anche permettere un pochino di più, no? Sai, te ne vuoi andare da alcune zone della capitale, comunque vuoi comprare una nuova costruzione, si trovano dei buoni prezzi là, lo sanno tutti che la zona di Ponte di Nona, Lunghezza ed altro, comunque si trovano anche dei buoni prezzi per poter andare a vivere. Giustamente c'è un discorso legato alle vie di comunicazione. Infatti, sono un po' preoccupati. È la zona, quel municipio anche, poi c'è una parte anche del quarto municipio, Sette Camini, sono le zone più giovani di Roma, sì, dove chiaramente ti puoi permettere un appartamento anche carino, che in una zona, non dico centrale, ma anche Centocelle, non te lo puoi permettere. La testa, la copera, e tu non ti potresti permettere. E soprattutto un'abitazione nuova. Sì, no, però magari anche con l'efficientamento energetico è chiaro che ha solo un disagio, che è la lontananza dal centro, sì, in una città che non è decentrata per nulla da un punto di vista amministrativo e dei servizi. È chiaro che tu ti trovi ad affrontare adesso, al netto del pedaggio, una traversata per entrare e una traversata per uscire. Sì, togliamo la situazione del pedaggio. Se ne parla da sempre. Ok, no, dicevo solo velocemente questa cosa di zona. Promesso qualcosa. Dicevo solo velocemente, poi torniamo un attimo sul pedaggio. Effettivamente, ovvio che lì c'è sempre comunque un problema di comunicazioni e di vie di comunicazione, perché o hai la collatina da quella parte o ti devi andare a prendere la Prenestina. Comunque è una strada ed è un casino, perché mi ricordo sia la mattina ad entrare ad uscire praticamente come se stai, non so, se sei in fila sul raccordo nell'ora di punta. È una roba incredibile, ci sta, ma anche lì ovviamente è una zona nuova, quindi si sta lavorando anche su nuove vie di comunicazione e va bene. Ma tornando, come dici tu, al discorso del pedaggio, mi sembra veramente una cosa ridicola, perché non puoi andare a pagare 1,10 euro al giorno, anzi perdonatemi, diventano 2,20 minimo se esci e entri una volta sola, perché come sono fatto io che magari devi andare a casa, torni, vai al lavoro, ti devi rispostare, rischi di spendere 3-4 euro semplicemente per andare a casa tua. A casa tua, e io dico che è una cosa veramente è una cosa che andrebbe veramente superata, ma non capisco per quale motivo non è possibile fare ciò, Mauri. Cioè, quali sono gli impedimenti reali di questo? È un costo da coprire
per la società che gestisce le autostrade, perché chiaramente è un introito, la strada dei parchi, dovrebbe farlo lo Stato. Sì, non si è mai trovata la quadra sotto questo punto di vista. Cioè, questo è il vero problema. Si sta lavorando, e poi lo stanno facendo anche i nostri consiglieri del sesto municipio, che hanno incontrato Morelli, il sottosegretario alle infrastrutture, sì, qualche settimana fa, proprio per lavorare magari a un provvedimento ad hoc per chi risiede in quelle zone. Quindi magari un'operazione che non colpisca, cioè che non vada a beneficio anche di Maurizio, vediamo, me che non abito da quelle parti, ma se ci volessi andare pago il pedaggio. Cioè un'ipotesi di sgravio che vada in base alla residenza in determinate aree non è difficile, non è facilissima da fare. Adesso, al netto degli importi economici, è chiaro che va studiata. Quello che dispiace è che c'è ancora qualcuno che prende in giro i cittadini, perché per esempio, e abbiamo presentato l'altro giorno una mozione in Campidoglio, Gualtieri aveva promesso che avrebbe eliminato questo odioso pedaggio senza poi fare per nulla i conti con la realtà, e ad oggi infatti non si è mosso nulla. Sì, e volevo dare un'altra brutta notizia correlata così a questa situazione del pedaggio, perché sapete, no, ogni anno a gennaio in realtà c'è l'aumento di questa tariffa, e parlo della parte delle strade dei parchi, Ponte di Nona, queste zone così, a 24, ogni anno c'è l'aumento. Quest'anno non l'hanno fatto a gennaio, però promettono che lo faranno a partire dal 1 luglio del 2022. Quindi, oltre a questa cosa che comunque continui a pagare, ogni anno chi vive in quelle zone si trova sempre magari quei 10 centesimi in più. E io mi ricordo all'inizio, se non erro, o 60 centesimi, 70 centesimi, 80, una roba del genere, comunque sotto l'euro. E ogni anno ovviamente si trovano questi aumenti, che poi possono essere magari 10 centesimi, no? Quindi ti trovi magari adesso 1,10, probabilmente a luglio sarà 1,20. Il prossimo anno sarà 1,30, cioè non puoi arrivare a pagare un tratto del genere solo per tornare a casa tua. È una roba veramente... Bravo, per tornare a casa, tornare a casa. È quella, capito? Per tornare a casa mia io devo comunque pagare altri soldi, quindi preparatevi su questa cosa, perché tra pochi giorni ci sarà l'aumento. E ricordiamo anche, Mauri, che effettivamente poi questa cosa di pagare il pedaggio della 24 crea ancora disagio nella parte interna, perché per raggiungere, come ho detto prima, alcune zone devi fare la Prenestina o devi fare la Collatina. Quindi cosa vuol con dire? La Collatina, che sì, tu riempi quelle zone, le vai a riempire, le vai a riempire di traffico, le vai a riempire di problemi, le vai a riempire anche di problemi per quanto riguarda la strada, perché comunque la strada può essere dissestata, ci possono essere problemi, no? Comunque una strada che poi diventa ad alta percorrenza, quella non lo è. Cioè la Collatina e la Prenestina. La Prenestina fa ridere, ragazzi, la Prenestina fa ridere. Se tu prendi la Prenestina per andartene verso il centro Serena, queste zone così, fa veramente ridere. Cioè è una strada piccolissima, vecchia, dove passano giorno dopo giorno veramente tantissime autovetture. Allora facciamo una cosa, andiamo in pubblicità, torniamo subito, rimanete là, non vi muovete. Ieri mia figlia mi ha detto: papà, ma perché oggi un signore, un tuo collega, ha detto che sei un gormito? Il gormito poi è un pupazzetto, un mostriciattolo di qualche anno fa con cui giocavano i bambini, quantomeno è uno degli insulti però più carini che mi sono arrivati. Mi candidano a tanti posti in giro per il mondo, ma vorrei rassicurarli che se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, probabilmente un lavoro me lo trovo anche da solo, eh. Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più là. Andiamo dalla capitale, torniamo live per gli amici che ci hanno appena raggiunto. Questo è Coprifuoco, un programma che va in diretta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18, per un mese in diretta da Phuket, dalla Thailandia, in collegamento telefonico dalla capitale. Proprio, ripeto, ha scelto veramente di rimanere in città Maurizio Politi per combattere il per male. Per scelta, brava. Sembra la sigla tipo di un cartone di Super 3, vedo. Maurizio Politi per combattere il male. Na, 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 na. Allora, lo avevo promesso ieri, Mauri, non ho fatto in tempo. Volevo parlare di questa situazione dei motori a benzina, di questo stop di motori a benzina e diesel
dal 2035, ne abbiamo già parlato di questa cosa, faccio un po' di chiarezza. A dicembre del 2021, dopo la decisione del CITE, il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica, istituito dai Ministeri della Transizione Ecologica, ovviamente sto leggendo, delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e dello sviluppo economico, il 2035 sembra essere l'anno della definitiva messa al bando per la produzione di motori a combustione, perseguendo una politica volta all'abbattimento delle emissioni. Ora, c'è stato un piccolo cambio su questo, Mauri, e te spesso durante il coprifuoco, quando era a Roma, in alcune puntate abbiamo un po', no, punzecchiato questa situazione di passare totalmente all'elettrico, perché a parte legato anche a un discorso d'economia, perché tantissime aziende ovviamente andrebbero a chiudere e noi da anni viviamo comunque di motori, e hanno introdotto una piccola modifica: il limite del 2035 viene abbassato dal 100% al 90%, cosa vuol dire che viene dunque abolita l'unicità del modello elettrico praticamente adesso. Ciò significa che se le cose dovessero rimanere in questo modo, probabilmente sarebbe ancora possibile produrre dei classici motori termici in grado di offrire delle performance più ecologiche, perché poi, mediante ovviamente l'impiego di alimentazione e carburanti che potrebbero essere alternativi, che ad oggi stanno pensando a questa cosa, perché poi alla fine anche le batterie diventano un problema, perché molti paesi potrebbero alimentare le batterie con le centrali a carbone per la produzione di batterie. No, è chiara questa cosa, no? Poi c'è tutto il problema dello smaltimento. Questi purtroppo sono i controsensi dell'ambientalismo occidentale, che in realtà guarda il dito e non la luna. A, sulla questione del consegnare il mercato all'elettrico, significa oggi consegnarlo ai cinesi. B, il problema non è in assoluto il motore, ma la sua modalità alimentativa, quindi anche sui motori termici si possono studiare una serie di misure che abbiano un impatto positivo sull'ambiente. E due, non pensiamo che la questione delle automobili risolverà il problema delle emissioni, perché nel frattempo il grosso dei paesi industrializzati non partecipa ai protocolli di Kyoto e similari. Quindi mentre noi in Occidente ci sbracciamo su alcune questioni, magari in Cina e in India, che sono i colpevoli del maggiore inquinamento globale, a un certo punto continuano a fare quello che vogliono. Ma sì, ma guarda, io ti dico anche... È un po' quell'ambientalismo alla Greta Thunberg, che fa tanto carino: serve a non mandare magari gli studenti a scuola un giorno, e a farli mangiare dal McDonald's per buttare poi la plastica per terra, ma aver fatto la giornata ecologica, ci siamo scoperti tutti per l'ambiente alla Boy Scout. No, effettivamente sì, sai, no, se metti un pochino fuori il naso dall'Europa, ti rendi conto che alcuni paesi, veramente, per quanto riguarda l'inquinamento, e parlo di combustioni, like per esempio motorini, no, ma poi roba noi così abbiamo vecchia, un roba modo vecchia, di guardare il mondo. Noi abbiamo un modo di guardare il mondo che è meraviglioso. Cioè, a un certo punto pensiamo che il mondo ci ruota intorno, ma anche in termini di popolazione. Se noi sommassimo il Regno Unito, l'Europa, ma siamo il Regno Unito nell'Europa, questi 500-600 milioni di persone, i 400 milioni americani, arriviamo a 1 miliardo di persone. Mettiamoci anche i giapponesi, mettiamoci chi ci va, mettiamoci gli australiani. Al mondo siamo circa 7 miliardi. Cioè, continuare a pensare che il mondo ci gira intorno, esattamente come stiamo facendo adesso per esempio la questione del gas, sì, è molto più profonda la questione rispetto a pago o non pago dei rubli. Si sta combattendo una guerra finanziaria di una parte del mondo, che ha l'apporto della Cina, del Brasile, dell'India, che chiaramente non sono più interessati, anzi lo combattono, il dominio occidentale, che è basato principalmente sul dollaro in termini finanziari, sul petrodollaro, sì. E a un certo punto chiaramente cominciano a studiare meccanismi per disancorare le materie energetiche dal dollaro. E quindi magari cominci col gas in rubli, dopodiché lo yuan digitale punta già ad accreditarsi come seconda moneta dopo il dollaro, per poi superarlo. Quindi mentre noi guardiamo il dito e non la luna, nel frattempo il resto del mondo, che conta l'85% delle persone, anche di più, si organizza e comincia a crescere in un processo di modernizzazione
che non significa più occidentalizzazione. Purtroppo, poi per carità, noi siamo occidentali, sì. Ma rendersene conto vuol dire anche studiare delle contromisure, vuol dire trovare delle soluzioni adatte e non pensare che oggi una guerra che ha tutto fuorché un interesse reale per l'Europa possa essere una delle soluzioni. No, assolutamente no. Ma poi tornando a parlare anche sul discorso legato al fatto di diventare totalmente, passami il termine, un paese green già dal 2035. Noi quando diciamo 2035 spesso diciamo vabbè 2035 raga, siamo praticamente fra 10 anni, quindi ci siamo dentro con tutte le scarpe, quindi occhio a questa cosa. Effettivamente dovranno cambiare tante cose, mo al di là che probabilmente, a mio giudizio, vista già questa piccola retromarcia, Mauri non si prenderà la decisione di diventare totalmente un paese elettrico, mondo elettrico, mi viene, passatemi il termine, proprio mondo elettrico, quindi passare totalmente a questa fonte di energia. Sicuramente la possibilità di poter utilizzare altre fonti che possono comunque aiutare ci sarà, cioè nel senso siamo comunque un popolo molto intelligente, quindi sicuramente possiamo utilizzare altra roba. Ma sì, andare progressivamente verso fonti che hanno un impatto inquinante inferiore, anche quello è buon senso, non serve, certo, essere ambientalisti. Ma che poi non è il motore, no? Si chiama semplicemente. Che poi, nel senso, perdonami, ma sì, ma è chiaro, tutti puntano sul discorso, no? Perché il motore non è il motore, è ciò che andiamo a bruciare, quindi è lo scarico dei gas, è tutta un'altra storia, non è il motore, quindi non bisogna puntare... le fiamme sul motore, no? Perché i motori a combustione, no? Perché non è quello, non è quella roba là. Si potrà sicuramente utilizzare una nuova tipologia di carburante come il gas liquido naturale, il biogas o bio-LPG. Comunque ci sono altri motori che offrono dei buoni risultati in termini di abbattimento delle emissioni, e ricordiamoci che comunque è anche un buon modo per mettere a riparo tutte le filiere manufatturiere, no? Da dei tagli di personale impressionanti. Qua scrivono anche alcuni dati. Si stima che potrebbero sparire oltre 500.000 posti di lavoro a livello europeo, di cui 70.000 solo in Italia. Quindi tu immagina tutta la nostra catena legata alle autovetture, tutto quello che potrebbe sparire, quanto lavoro che potrebbe sparire. Certo, ce ne sarà altri, sì, perché ovviamente ci saranno altre fabbriche, altri tipi di filiere, ci sta, ovvio, è normale, ma il problema non è il motore, il problema è quello che andiamo a bruciare. Quindi secondo me dovremo sempre avere una seconda o terza scelta, Mauri. Non si può pensare di campare semplicemente su una fonte energetica, perché se poi domani succede qualche cazzo, come sta succedendo con il gas e con altre cose, no, ma è chiaro, che facciamo? Che è lo stesso principio che si usa per il business, diversificare gli incassi, come anche magari diversificare la produzione, aiuta ad affrontare i momenti di crisi imprevista, perché molto spesso con tante questioni non le puoi prevedere. Assolutamente, assolutamente, è una cosa che va ragionata, però come dici tu, sai, questo è un ragionamento molto interessante, molto intelligente anche quello che hai fatto, e se lo avete perso lo ritrovate tranquillamente nel podcast dopo il termine di questa puntata, date 10 minuti di tempo ovviamente tecnici per montare il tutto, sul discorso di comunque guardare quello che succede dall'altra parte, perché noi siamo un popolo che si impegna anche, no? Perché di sforzi ne facciamo, ma se poi comunque dall'altra parte del mondo fanno come cazzo gli pare e non rispettano dei protocolli, è un po' come, no? Di qua metti ossigeno e dall'altra parte metti anidride carbonica. Ovviamente, passate nel termine, è solo un esempio per farvi capire, no? Da una parte pulisci e dalla parte invece vuoi andare a mettere per forza qualcosa di sporco. Quindi è una bilancia che alla fine non riesce a lavorare insieme. Bisognerebbe avere una regola per tutto il mondo. E qualcuno dovrebbe rispettare questa regola in tutto il mondo, Mauri. Mi sembra abbastanza ovvio questa cosa, ma anche è difficile. Beh, aggiungere. Non è proprio agevolissimo. Non è agevolissimo. No, purtroppo. No, assolutamente no. Allora, prima di andare in pubblicità, volevo lanciare solo una cosina veloce, parlando un pochino del Tevere, perché è stata, Mauri, riconfermata la spiaggia quella sul Tevere per la sera.
no, per gli eventi fino a mezzanotte. Era una cosa che aveva fatto la Raggi, o comunque la gestione Raggi, e Gualtieri l'ha riconfermata. Ora, al di là della situazione della spiaggia, io credo che noi dovremmo, magari ne parliamo tra pochissimo, dovremmo veramente cercare di sfruttare il miglior modo possibile il nostro Tevere. Perché in molti paesi, guardate la Francia, guardate altri paesi, ne abbiamo anche parlato in alcune dirette, lo sfruttano veramente alla grande. Però veramente passeggiare lì sotto e avere un face to face, un faccia a faccia con un sorcio, una pantegana o comunque una roba del genere, non è mai bello. E alcune storie io ce le ho. Alcuni ricordi ce li ho anche del Lungotevere, dove purtroppo sembra a volte tutto bello, però c'è sempre un po' di sporco dietro, di malfunzionamento. Ma ne parliamo tra pochissimo live. Adesso ce ne andiamo in pubblicità, torniamo tra poco su Radio Roma Capitale con questo coprifuoco. La battuta sul tuo cognome è sincera e onesta, è sincera. Lucare, andiamo, dai, vai alla ciccia, dai, vai alla sostanza, su, se ci riesci, vai. Intanto a Lucare, va, andiamo alla sostanza, ti chiederei di chiamarmi andiamo col mio alla cognome sostanza e di portare rispetto. Lucarelli, innanzitutto stai calmo, innanzitutto poverina. Mi candidano a tanti posti in giro per il mondo, ma vorrei rassicurarli che se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, probabilmente un lavoro me lo trovo anche da solo, eh? Questo è poco, ma sicuro. Torniamo live, ultimi minuti di questo coprifuoco insieme a me, Riccardo Vallone. Poi cercherò, vediamo se ci riusciamo, di fare un piccolo collegamento telefonico con uno dei ragazzi protagonisti ieri del Blitz. Ne avevamo già parlato per quanto riguarda il discorso legato ai ristoratori. Mauri, torno velocemente da te, poi ti devo salutare ovviamente. E proprio su questa cosa qua voglio tornare sul discorso del Tevere vicino. Sei d'accordo che dovremmo sfruttare il miglior modo possibile il nostro bel Tevere per poter avere comunque un buon riscontro di ciò che comunque la natura ci ha regalato, o quasi? Partiamo intanto da quello che non bisogna fare. Non bisogna fare ciò che ha fatto Virginia Caraggi. Questo già è la prima regola. Tutti penso che ricordano la spiaggia Tiberis, con centinaia di migliaia di euro spesi, nessun servizio accanto e tutto che è finito costantemente in malora, sia durante la stagione sia anche tre minuti dopo che la stagione finiva. Molto più organico il progetto che oggi si ha in mente, che vede proprio una parte del Tevere finora non vivibile che magari lo diventi. È chiaro, il problema degli accampamenti abusivi, il problema del decoro delle sponde del Tevere è un problema annoso su cui veramente fare polemica politica, sì, è senza senso, anche perché ha toccato qualsiasi amministrazione e anche perché è un problema atavico anche proprio di strutturazione del territorio. Di far rivivere tutta quell'area di Marconi, l'area adiacente alla Tiberis, sicuramente è una cosa positiva. Speriamo che il bando vada a buon fine e che realmente poi chi lo vincerà sia anche in condizione di regalare una bella piccola parte di estate ai romani. Poi ci saranno tantissime altre cose. Beh, l'estate romana è sempre bella comunque, quindi poter fare una bella passeggiata sul Lungotevere, sai, su queste zone così, è sempre molto bello. Però ti dico, piccolo raccontino, dove stai tu agosto? Agosto io sono in Italia ad agosto, perché ad agosto sei in Italia, okay. Sono in Italia perché partirà la stagione estiva con le date degli show che farò in Italia. Poi anzi, per gli amici che mi seguono sui social, e vi dirò poi dove sarò resident quest'estate per quanto riguarda il sabato. E poi ci sono le date in Sardegna, Ponza, in Arabia, ci sono un po' di robe. Poi aggiornerò un po' tutti, Mauri, perché poi chi mi segue sa, no, che tramite le mie storie riesce un po' a girare un pochino. Sfrutterò le mie storie per girare anche un po'. Però vabbè, comunque l'estate italiana secondo me è una delle estate più belle, quindi sfruttiamo nel più possibile i nostri posti. Poi ovvio che quando arriva il freddo, via, e ce ne andiamo nei paesi caldi. Però questa cosa te la racconto veloce. Io ho questo piccolo flash, non so quanti di voi è capitato di passeggiare per le bancarelle anche sopra, sai, quando mettevano le bancarelle, non so se ci sono ancora adesso, a Castel Sant'Angelo,
limitrofe Castelsant'Agno c'è sempre una giostra, poi ci sono delle bancarelle durante l'estate e a volte ci sono delle bancarelle per i libri, queste cose così. Beh, ho la scena ben impressa nella mia mente. Passeggiavo lì e praticamente c'era un tipo che stava lì vendendo sta roba e io praticamente ho visto una super pantegana, ma è veramente una super pantegana, che gli è passata sul piede. Lui tranquillamente vendeva e gli è passata sul piede. Questa è una cosa che mi è rimasta tra me, ma parlo veramente di molti anni fa, infatti non sono convinto che siano ancora le bancarelle. Ormai è fauna locale, è come a Roma, le bancarelle una parte ci sono ancora. È come ormai a Roma Nord, tantissimi cittadini si stanno abituando a convivere con i nuovi ospiti del quartiere. Ah, che poi ho letto una notizia a riguardo di una signora che è stata aggredita. È stata aggredita da un branco, sì, di cinghialotti. Sì. Sì, ho letto. No, ma continuiamo a pensare con questo problema, perché veramente nel 95% dei casi, poi soprattutto se non disturbati, non sono in assoluto pericolosi. Okay. È chiaro che un cinghiale. Aspetta, Mauri, fermo là, non ti muovere, sì. Torno subito, fermo là, non vi muovete. Amici di Coprifuoco, fate sentire la vostra voce al 393-793-93-93. Viva le pantegane, signori, viva le pantegane! Date a Roma le pantegane che meritano! Bye! Sai che mi sta venendo in mente adesso? Il film di Pieraccioni, quando diceva una giovane marmotta che sta mangiando la cosa. Andiamo da Roma, andiamo a Roma da Maurizio Politi, regia, eccolo qua! Scusa Mauri, mi è venuto adesso un attimo in mente il film di Pieraccioni, dove, non so se ti ricordi questa scena, lui vede questo topone e dice scusate se mi intrometto, non... Aspetta. No, non me lo ricordo, aspetta, lui fa, ti ricordi aspetta, il aspetta. Titolo? Allora, forse il paradiso all'improvviso, lui fa scusate se mi intrometto, non voglio... No, non voglio. Ma c'è un topone sulla caciotta che sembra una giovane marmotta. Mi ricorda questa scena bellissima. Non me lo ricordo, no. Credo che sia. Aspetta, voglio controllare. Aspetta, il paradiso. Paradiso all'improvviso. Vediamo se è questo qua. Voglio farlo tutto live perché. Dovrebbe essere questo, il paradiso all'improvviso, scusate. Sì, eccolo là. Il paradiso all'improvviso, film del 2003, roba del genere, tanta roba. Andatela a rivedere, trovatelo, cercatelo, magari non so se c'è su Netflix o comunque sono le nostre piattaforme, quelle più disponibili dappertutto. Ma ora invece ieri con molto stupore ho scoperto che c'è un nuovo streaming software tipo Spotify, perché non riuscivo a capire. E l'ho scoperto perché ci sono amici che stanno ascoltando il coprifuoco dall'India. E dice, che cazzo di piattaforma è? Hills, Nal, una cosa del genere. E ho scoperto che c'è questa nuova... Come si chiama? Piattaforma. Aspetta che te la voglio dire. Fammi vedere se riesco a trovarla qua. Datemi un secondo. Ricordo che siamo ovviamente live, quindi stiamo cercando di fare tutto nel miglior modo possibile. Però lo voglio vedere. Andiamo un attimo a controllare le statistiche. Fermi. Allora, vediamo un po', forse qua. Datemi un attimo qualche secondo. Datemi qualche secondo ancora. Eccolo qua, potrebbe essere questo. Vediamo, Allora, eccolo qua. No, dispositivi. No, questo non è... Sorgenti, eccolo qua. Praticamente c'è questo Yosavn. O Josavn. Che cacchio è questo? Io non riuscivo a capirlo. Ve lo dico precisamente. Vediamo se riesco a trovarlo così. Eccolo qua. Praticamente è un is a India Online Music Streaming Service. Praticamente è una specie di Spotify e gira in India. Quindi io riuscivo a... Che cazzo è? Ciò sapere una roba del genere. Ah, non lo conosco. Io pure no, non lo conoscevo per niente. No, però ti dico che siamo anche distribuiti da Josavn o Yosavn, una roba del genere. Quindi, giusto per ricordare un po' a tutti che anche se sei dall'altra parte del mondo, comunque Coprifuoco arriva ogni giorno dalle 17 alle 18, ovviamente. Su Radio Roma Capitale, come ogni pomeriggio, dalla Thailandia per l'ultimo giorno oggi ci sono io, dall'altra parte c'è Maurizio Politi che
ci abbracceremo presto, Mauri. Domani probabilmente ci riabbracceremo. Probabilmente, forse, I don't know. Lui cambia posto domani, io sempre qua sono stato perché qua rimarrò per i prossimi mesi. Però ti dico, mi è arrivato anche un messaggio di una mia amica che lavora a Londra, spesso ve la cito, Alessandra, grande ascoltatrice del Coprifuoco, e lei lavora a un business Londra, Italia, non solo, e ieri mi manda un messaggio, mi fa ri, perché ovviamente per chi ha seguito le mie stories ho chiesto, anzi vediamo un pochino se ce l'abbiamo ancora qua anche il risultato, vediamo se riesco a darvelo ufficiale, ho chiesto a tutti quanti se la pandemia secondo voi era terminata, e la domanda è stata molto diretta. Covid è davvero finita? Il 78% delle persone che seguono i miei social ha dichiarato no. Il 22% ovviamente sì. Devo dire che hanno risposto veramente molte persone, però sono contento, tra virgolette, Mauri, di questa risposta, perché comunque si vede il buon senso della gente. Cioè, siamo consapevoli che siamo in una situazione molto diversa adesso, però rimane sempre il buon senso nel dire va bene tutto, non torniamo a fare tutto, però comunque siamo un pochino più intelligenti di prima, secondo me. Ci ha insegnato qualcosa in più questa pandemia. Se vogliamo essere positive, vogliamo vedere un pochino il bicchiere mezzo pieno, che a volte spesso serve davvero molto nella vita. Quindi credo che comunque ci abbia veramente insegnato qualcosina in più, anche nell'affrontare le nostre nuove sfide, anche sui nuovi imprenditori che sono nati, Mauri, perché in quest'ultimo periodo sono nati veramente grandi e nuovi piccoli imprenditori che si sono lanciati verso altri business, perché poi c'è stato lo sviluppo legato anche a tutti i media, no? Ai social, a, non so, le vendite online, o comunque abbiamo aiutato anche tante persone che poi l'hanno vista in una maniera positiva ad aprire il proprio business anche verso altri paesi. Questo sono convinto che anche solo chi ha un negozio, chi ha un'azienda, chi ha un'attività, lo ha fatto. Sono consapevole al 100% e va sempre bene. Ogni tempo di crisi porta con sé, è vero, grandi nefandezze, ma anche grandi opportunità. Qualcuno è riuscito a coglierli, poi a volte anche la fortuna. È chiaro, chi era addentrato nel campo dell'online o è riuscito ad entrarci, magari ha visto anche un'esplosione del suo business. Sì. Chi era ancorato invece alla vita reale, che poi è quella, chiamiamola, più vera, ha faticato, sta faticando e purtroppo faticherà ancora. Assolutamente. Speriamo di uscirne presto, sia signori, da un punto di vista oltre che pandemico, anche economico. Signori, questa è l'ultima. Un abbraccio a tutti, no, io pure vado in un'altra riunione. Te ne devi andare. No, volevo solo dire che non riesco a fare il collegamento con il ragazzo, con il tipo, per quanto riguarda il Blitz, perché ovviamente dobbiamo chiudere. Probabilmente cercheremo di farlo domani from Italy. Ciao Maurizio Politi e grazie come sempre. Grande il Politi, ciao. Grande al nostro Maurizio Politi. L'appuntamento con Coprifuoco, signori, torna domani dalle 17 alle 18 in diretta questa volta dalla capitale. Ciao, goodbye, see you guys. Allora come facci a fare la spesa? Ma che senso ha questo Coprifuoco? Vi rendete conto che cosa significhi per la popolazione? Certo, non esce nessuno, così non si tentano attentati. Ah, a cosa? Lei non può uscire. E cosa c'entro io? C'è il Coprifuoco. Ma io sono in podestà. Lei segue la sorte degli altri. E si mette a fare in testa che il permesso di circolazione non glielo do. Me ne frego! Io vado da Hitler e farò come la tua necessaria per il quartier generale! E allora c'è che si trova? Vado da Hitler e me lo saluti! Senz'altro! Senz'altro! Lo vedremo! Se ne va! Senz'altro.